Buon pomeriggio a tutti e abbiamo il piacere e l'onore questo pomeriggio di avere con noi il professor Paolo Benanti, che è professore presso la Pontificia Università Gregoriana e si occupa di etica, bioetica ed etica delle tecnologie. In particolare i suoi studi, e mi correggerà se sbaglio professore, si focalizzano sulla gestione dell'innovazione rispetto ad internet e all'impatto del digital age, alle biotecnologie per il miglioramento umano e alla biosicurezza, ma anche alle neuroscienze, come abbiamo appena detto, e alle neurotecnologie. Nella conferenza di oggi ci condurrà in una dimensione molto molto interessante rispetto al linguaggio. Infatti ci sembra spesso scontato, no? Parlare, ascoltare. Siamo abituati a pensare al linguaggio come ad un banale strumento, ma in realtà il linguaggio, cioè la nostra capacità di comunicare, è la principale invenzione, possiamo chiamarla così, dell'umanità. E nello stesso tempo una condizione che di fatto abitiamo senza accorgercene. Un'abilità che raramente ci fermiamo ad analizzare, a osservare, e ne abbiamo occasione proprio oggi con il nostro relatore, e quindi le lascio la parola, professore. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie, spero di non deludervi allora dopo questo caloroso benvenuto e dopo questa ampia e generosa introduzione. Ecco, quando mi è stato proposto di venire qui alla festa di filosofia e scienza a Foligno un altro anno, mi sembrava venuto il momento di mettere a fuoco che cosa voleva dire il fatto che più o meno il linguaggio, cioè la parola, cioè quanto ci caratterizza come esseri umani, oggi non sia solo più un appannaggio dell'essere umano, ma ora anche le macchine parlano, ora abbiamo GPT. Ecco, ho fatto tutto questo in un tempo non sospetto, poi è successo tutto quello che è successo col garante che ha sospeso ChatGPT e questo ha scaldato un po' gli animi. Però diciamo il percorso che io avevo pensato resta più o meno immutato e vorrei con voi oggi pomeriggio più o meno partire da questa domanda. Che cos'è il linguaggio? Perché possiamo capire il linguaggio come tecnologia? E se il linguaggio, come tra poco cercherò di sostenere, è una tecnologia, è un'invenzione, che l'abbiamo inventata a fare? Ma è una di quelle invenzioni che una volta inventata non cambia più, oppure conosce delle evoluzioni e dei cambiamenti nella storia? E quando il nostro linguaggio è cambiato, che cosa c'è successo a noi come uomini e come donne? E oggi che la macchina parla, qual è la sfida che si apre davanti a noi? Ecco, tante domande. Ma sapete, io, avete sentito dalla mia biografia, io faccio l'eticista. Ecco, l'eticista è qualcuno che, come Socrate, fa tante domande e poi, per non fare la fine di Socrate, che è stato ucciso, scappa. Ecco, quindi io con voi oggi pomeriggio più o meno farò così. Aprirò delle domande e a volte vivrò il lusso di non dover rispondere a tutte queste domande. Ma lo faccio con uno spirito, al di là della battuta, che è uno spirito che ci è, come dire, consegnato da Rainer Maria Rilke in Lettera a un giovane poeta, dove gli dice: guarda, tu sei così giovane, così impetuoso, così tanto pieno di una voglia di conoscere. Vivi ora le domande. Ecco, vorrei invitarmi e invitarci questo pomeriggio innanzitutto a vivere le domande, a interrogarci su quella cosa che sembra così scontata e che invece è vitale per quello che siamo. Ecco perché vorrei proprio partire da una piccola storiella che si trova raccontata e diventata famosa, diciamo così, per un uso che ne ha fatto Edgar Foster Wallace, il famoso scrittore nordamericano, il quale, invitato a uno di quei motivational speech, quei discorsi che si fanno quando si finisce il corso di laurea, là dove avete visto in qualche film che si tira il cappello in aria, no? Ecco, in quel discorso là ha iniziato il suo discorso motivazionale dicendo: ci sono questi due giovani pesci che nuotano nel mare e a un certo punto arriva un vecchio pesce. Dice: ehi ragazzi, com'è l'acqua oggi? Quelli continuano un po' a nuotare, poi uno si gira verso l'altro e gli fa: che diavolo è l'acqua? Ecco, questa storiella a me serve per dire che tutti
tutto ciò che costantemente è presente al nostro livello di attenzione ha la tendenza a scomparire dalla nostra focalizzazione. E quindi a volte le cose più scontate sono quelle su cui riflettiamo di meno. Questo fenomeno non è un difetto, è una caratteristica proprio del nostro essere umani. Voi immaginate questa scena, vi alzate la mattina, vi fate la doccia, uscite dalla doccia, vi asciugate, vi mettete addosso una bella camicia di cotone fresco. Dopo un po' quella sensazione del tessuto sulla pelle scompare. Eppure è sempre lì. Perché? Ecco, perché siamo una specie che è dovuta sopravvivere a un ambiente che non era esattamente, come dire, amichevole. E quindi se avessimo troppo a lungo conservato l'attenzione sul continuamente presente, non avremmo avuto abbastanza attenzione per sentire ciò che ci sorprende, il leone che ci salta addosso sulle spalle. Ecco, quindi consci che quello che facciamo di più, parlare, potrebbe non essere visto abbastanza bene, potrebbe non essere investigato abbastanza bene, proviamo a chiederci che cosa vuol dire che il linguaggio possa essere capito come tecnologia. Ma prima di far questo ho bisogno di fare un chiarimento. Che cos'è la tecnologia? Che cos'è un artefatto tecnologico? Perché, sapete, la tecnologia ci interroga sempre di più. Più noi creiamo innovazione, più l'artefatto tecnologico ci sembra problematico. Se io vi dovessi dire, preferite una spremuta d'arancio naturale o artificiale? Tutti mi dite naturale. In qualche misura l'artificiale ci crea problemi. Perché? È perché si è diffusa, soprattutto a partire dall'inizio del secolo scorso, una visione dell'uomo, mediata da una corrente filosofica che si definiva Neue Anthropologie, la nuova antropologia, tra cui c'era Gehlen e tanti altri. Ecco, si è diffusa l'idea di un uomo che in qualche misura è una natura mancante. Oggi, recentemente, ce l'ha insegnato l'orso in Trentino. Non corriamo veloci come l'orso. Non siamo forti come l'orso, non ci arrampichiamo come un orso, ho fatto il Boy Scout, la legge numero uno, ora se vedi l'orso sei spacciato, e non nuotiamo neanche bene come l'orso. Eppure rischiamo di far estinguere l'orso oggi come una specie altamente dominante. Ecco, Gehlen dice che siccome siamo una natura mancante, sviluppiamo l'artefatto tecnologico per darci qualcosa che ci manca. Ma se questa fosse la verità dell'uomo, se questa fosse la verità della tecnologia, non spiegheremmo come siamo capaci di produrre tutto quello che abbiamo prodotto. Come abbiamo prodotto le grandi cattedrali, queste cose maestose di bellezza, i grandi quadri, le grandi opere d'arte, tecnologie che ci stupiscono. Ecco, che cos'è l'artefatto tecnologico e che cosa siamo noi? Ecco, io vi propongo di invertire la prospettiva. Sto dichiarando qual è il mio presupposto filosofico rispetto a questo. Che cosa vuol dire? Ve lo racconto con una piccola storiella. Sapete, da francescano, ora lasciamo perdere la parte accademica, passiamo dalla parte della scelta di vita, ho fatto tante cose per l'ordine. Una delle cose più strane che ho fatto è stato andare in Sri Lanka, dove noi abbiamo dei frati, dopo lo tsunami c'erano un po' di problemi, immaginatevi, di qua e di là, e alla fine c'è stato anche un momento ricreativo. Siccome in Sri Lanka l'elefante è un animale sacro e c'era stata la guerra civile, avevano bombardato e c'erano tanti elefanti orfani. L'elefante orfano senza un branco muore. E allora li avevano radunati e c'era una sorta di orfanatrofio degli elefanti. Ecco, lì all'orfanatrofio degli elefanti ho potuto allattare un cucciolo di elefante. Strana la vita, eh? Voi immaginate questo coso grande come una 500 che si aspira 25 litri di latte con un attimo. Ecco, fino a qua è solo un'esperienza, come dire, folcloristica, se non fosse che quell'elefante non mi si scorda più. Lo Sri Lanka è pieno di storie di questi piccoli 500 che diventano grandi tir e improvvisamente in mezzo alla folla corrono perché hanno visto chi gli ha fatto del bene anni prima e gli danno, diciamo, l'equivalente di un bacio sulla guancia con questa proboscide abbastanza umidiccia.
Io e voi no. Io e voi, se ascoltiamo qualcosa che ci interessa, dobbiamo prendere appunti, se no ce lo scordiamo. E non perché siamo una natura mancante, perché l'elefante ha in se stesso tutto quello che gli serve biologicamente per essere elefante, la famosa memoria di elefante. Noi no, noi siamo un'eccedenza rispetto a questa nostra costituzione biologica. L'artefatto tecnologico è il segno di questa eccedenza. Quando, faccio un altro esempio, mia mamma, che è nonna, non vuole dimenticare il sorriso del mio nipotino il giorno del compleanno, ecco, ha imparato a fare le foto con lo smartphone. Capite? L'artefatto tecnologico va visto nel segno di questa condizione umana che eccede quello che siamo, che vuole comunicare qualcosa che va oltre la vita che viviamo qui e ora. È quello che può spiegare, l'unica cosa che può spiegare è quella che vedete alle mie spalle, che è una delle tante caverne con le impronte di esseri preistorici, dei nostri predecessori, che hanno voluto lasciare una traccia di questa loro eccedenza. Questa in particolare è chiamata la Cappella Sistina del Neolitico. È un qualcosa che dice questo senso, ma questa facoltà di voler andare oltre riguarda anche delle cose che non abbiamo né odorato, né toccato, né mangiato. Noi possiamo parlare di cose che non abbiamo né odorato, né toccato, né mangiato. Possiamo parlare di qualcosa che appartiene alla nostra immaginazione. Quello che vedete alle mie spalle è la statuetta di Love and Mansion, cioè dell'uomo leone, che è stata trovata nel 39 ed è stata fatta 40.000 anni fa. È l'opera d'arte più antica che conosciamo. Metà uomo e metà leone. Cosa voleva dire? Non lo sappiamo, però rappresenta qualcosa di significativo per quell'uomo che in quel momento aveva bisogno di andare oltre per dire qualcosa che viveva. E ancora, quello che vedete alle mie spalle è l'osso di Shango, è un reperto d'osso datato al Paleolitico superiore, tra 20.000 e 18.000 anni fa. Ora non so se si vede dove siete, ma c'ha tutte righette verticali, ci hanno studiato tantissimo, per poi far vedere che altro non era che una primordiale calcolatrice. Ecco, facciamo calcoli, immaginiamo, pensiamo, speriamo, soffriamo. Di questo noi ne parliamo. Che cos'è il linguaggio? Ecco, a questo punto dobbiamo chiederci che cosa vuol dire che come specie abbiamo generato una capacità che non ha nessun'altra specie, che è la capacità di lingua sintattica. Cioè, quello che vorrei mettervi davanti è che tra tutte le invenzioni che abbiamo fatto, quella del linguaggio è l'invenzione più grande. Perché è la capacità stessa che abbiamo di inventare. Ma per fare questo ho bisogno di, come dire, soffermarmi su qualcosa di unico che riguarda il nostro linguaggio. Sapete, non siamo l'unica specie che comunica. Le balene riescono a comunicare a 2000 km di distanza emettendo delle onde grazie a questo contenitore di olio pesante che hanno in testa, che con la pressione dell'acqua ad alta profondità raggiungono distanze impensabili. Conosciamo razze di scimmie che in realtà riescono a fare il verso di arriva il leone quando non arriva nessuno leone per rubarsi la banana di un loro competitor. Non siamo neanche l'unica specie che mente. Eppure il nostro linguaggio ha qualcosa che nessun altro linguaggio parlato o comunicato a versi ha. Il nostro è un linguaggio sintattico. Ve lo dico con un'altra esperienza. Io ho fatto parte del mio dottorato negli Stati Uniti e frequentavo la comunità italiana. C'erano migrati italiani in America che dopo 40 anni di Stati Uniti ancora non riuscivano a dire orange e dicevano orangio.
ma nessuno di loro confondeva il soggetto col complemento oggetto. Ecco, il nostro linguaggio è sintattico, si articola e si genera secondo una struttura che è una struttura fatta dalla sintassi. Uno dei grandi studiosi, uno dei grandi linguisti che ha approfondito tutto questo si chiama Noam Chomsky. E Noam Chomsky, a partire dalla metà del secolo scorso, ci ha mostrato che noi parliamo in maniera sintattica perché il nostro cervello è capace di sintassi. Certo, le lingue cambiano, sono culturali, sono come appunto gli artefatti tecnologici, una Ferrari è diversa da una Cadillac, che è diversa da una Skoda, che è diversa da una Toyota. Ma il fatto che bruciano la benzina per far andare il motore è legata a una qualità naturale che è il combustibile. Oggi le macchine vanno elettriche, ma insomma capite la stessa cosa. Chomsky ci dice che il nostro cervello è strutturato in una maniera tale da poter gestire questa grammatica e che questa grammatica, questa sintassi, è così particolare e unica che permette al nostro sistema nervoso centrale di generare linguaggio senza fine. Possiamo parlare di tutto, non c'è un limite di quello di cui possiamo parlare. Possiamo continuare a parlare di tutto. Gli studi di Chomsky, e in particolare di un suo allievo che si chiama Andrea Moro, che è un italiano, sono molto importanti. Moro ha fatto un'analisi e ha dimostrato addirittura in un testo molto bello che si chiama I confini di Babele che c'è qualcosa che con il linguaggio non possiamo fare. Noi non possiamo fare alcuni tipi di errore. La sintassi è così forte, è scritta dentro la nostra natura, che alcuni tipi di errori sintattici non ci vengono proprio, neanche se ci sforziamo. L'hanno fatto in una maniera abbastanza sofisticata, hanno inventato un linguaggio finto, hanno detto alle alle persone inizi a parlare con il linguaggio finto, gli hanno cambiato le parole, nel frattempo facevano una risonanza magnetica funzionale al loro cervello per vedere come si attivava. Alcuni errori non li possiamo proprio fare. Questo studio ha, come dire, influenzato tutta la linguistica dello scorso secolo. Però manca qualcosa. Perché, vedete, se io prendo questa penna, posso discutere con voi sul fatto che il pulsante sta dietro o che l'impugnatura è fatta in questa maniera perché la mia mano, che la deve usare, è fatta in questa maniera. Il linguaggio che noi parliamo, se cambiamo il tedesco, l'inglese, il francese o qualche altra lingua africana, è fatta in maniera sintattica perché la mia mente può afferrare la sintassi. Però, tuttavia, se io dico questo, non ho ancora risposto a quella che è la domanda più importante sul linguaggio, così come non ho ancora risposto alla domanda più importante sulla penna. A che serve questa penna? Perché ho fatto una penna? Delle tante cose che potevo creare, perché ho voluto creare una penna? Perché di tutte le abilità cognitive che noi impieghiamo per parlare, e chiunque di voi ha avuto a che fare con un bambino, bula, 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 la prima cosa che gli vogliamo insegnare è a parlare, è così importante che impari a parlare. A che ci serve questo linguaggio? Ecco, un'altra serie di studi linguistici, se i primi erano di Chomsky, questi che facciamo risalire a Daniel Dorr e ad altri ad Oxford hanno finalmente illuminato questa domanda. Ecco, il linguaggio, questo strumento che noi manipoliamo sintatticamente tanto bene, è un artefatto tecnologico, cioè qualcosa che ogni cultura produce per un fine molto semplice, perché con il linguaggio io posso istruire l'immaginazione di un altro membro della mia specie e fargli vedere qualcosa che è invisibile. Se io vi dico sono triste, se io vi dico sono contento, in questo momento io ho cristallizzato un punto nel flusso delle mie emozioni che non si vede da fuori e vi ho reso in grado di renderlo visibile.
Ecco, il linguaggio è quell'invenzione, quell'artefatto tecnologico che permette di istruire l'immaginazione di altri membri della nostra specie. E siccome inventare è legato all'immagine, di poter immaginare, mi serve di trovare una soluzione a questo coso, mi immagino quello che possa funzionare, con il linguaggio abbiamo avuto la possibilità di consegnare la nostra immaginazione ad altre persone della nostra specie. Ma attenzione, perché se con il linguaggio abbiamo rotto la barriera che c'è tra noi e gli altri, non dovete pensare che il linguaggio sia una sorta di, usiamo un termine pop, va, di bacchetta magica alla Harry Potter che ci mette in grado di fare tutto. Il linguaggio, per quanto sia la grande invenzione, non è l'invenzione finale, non è l'invenzione definitiva, non è l'invenzione che serve a tutto. Altrimenti semplicemente non avremmo inventato WhatsApp, Facebook, il fax, il telefono, eccetera, eccetera. Pensate a questo. Se io vi dovessi spiegare a parole come si fa un nodo, prendete il capo A di una fune, arrotolatelo attorno al capo B, riprendete il capo incrociato A e, tornando indietro, compiendo un semigiro, incrociatelo con il capo B ed è il nodo piano. Faccio così, ve lo faccio vedere, abbiamo risolto. Ecco il segreto dei tutorial su YouTube. Vi fanno vedere qualcosa ed è più facile che spiegarvelo a parole. Ecco, il linguaggio, attenzione, non è la strategia comunicativa migliore in tutte le occasioni. Quindi questo ci stupisce ancora di più, perché tutta l'energia cognitiva e tutto quello che significa l'apprendimento, se noi lo focalizziamo per una tecnologia di questo tipo, è chiaro che deve avere una qualche specificità notevole. Per esempio, una prima specificità del linguaggio la troviamo all'interno di quella, come dire, comprensione del linguaggio che a un certo punto è stata caratterizzata anche da un filosofo che si chiama Bernard Russell. Ecco, Russell la diceva con una frase ad effetto, no? Nessun cane potrà mai dirvi che era figlio di due onesti ma poveri cani. E cosa vuol dire? Vuol dire che con il linguaggio, siccome ho la capacità di farvi immaginare qualcosa che non è visibile, io vi posso far vedere dentro di voi cose che ora qui non ci sono. Cioè, posso spostare nella linea del tempo delle cose che non ci sono e farvele conoscere. Se io vi parlo di Napoleone, vi sto rendendo presente Napoleone. Noi abbiamo una storia perché con il linguaggio riusciamo a riproporre il passato nel presente, riusciamo a vedere qualcosa che non c'è. Con il linguaggio noi trasformiamo la realtà nel nostro mondo, cioè in qualcosa che noi mappiamo e, mappandolo, lo rendiamo conosciuto, addomesticato e noto. Ma con il linguaggio io posso raccontare anche storie che stanno fuori dal tempo, cioè miti, cioè qualcosa che in qualche misura vuole esprimere altro di quelli che sono i bisogni di uomo rispetto all'identità e alla continuità della sua esperienza. L'uomo leone, la statuetta dell'uomo leone, perché non la capiamo? Perché per capire che cosa serve a far immaginare c'è bisogno di una parola che ve la spiega. Questo è una cosa che è possibile solo con il linguaggio. Allora, supponiamo che io vi faccia vedere ad altissima definizione in tempo reale quello che è il mio pranzo di Natale di famiglia, supponendo che sia interessante. A un certo punto vi faccio vedere tutti, belli e brutti, mangioni, non mangioni, eccetera, eccetera. A un certo punto, che quella vecchietta seduta in un angolo
è la vecchia zia Maria, non basta che ve la faccio vedere, ho bisogno di dirvelo a parole. Ecco che quella che è la mia connessione, la mia relazione, la mia natura affettiva e i miei legami con qualcosa possono essere detti solo a parole. Cosa vuol dire siamo di Foligno? Ecco, qualcosa di invisibile ma contenuto all'interno di una parola. Quando parliamo di linguaggio parliamo di tutto questo, parliamo del modo con cui costruiamo l'identità, del modo con cui costruiamo il nemico, del modo con cui costruiamo il familiare, del modo con cui ci prepariamo allo sconosciuto o all'ignoto. Il linguaggio è questa grande invenzione che ci consente di raccontare lo ieri, di immaginare il domani e di trasmettere anche qualcosa che non abbiamo come competenza genetica o istintuale. Ecco, non so se ci avete mai pensato, ve lo dico con una battuta un po' per alleggerire le cose, no? Ma chi è il primo che ha scoperto che i porcini si potevano mangiare? E il fungo che più ci insegnano a disegnare a scuola, quello bianco con i puntini rossi, cioè la Manita muscaria, è il fungo più velenoso che abbiamo in Italia. Un gatto non se lo mangia, c'ha un istinto. Noi non ce l'abbiamo istintuale. Ci dovrà essere stato un primo membro della nostra specie che è morto di Amanita muscaria. E quella consapevolezza noi ce l'abbiamo oggi perché ce ne parliamo di generazione in generazione. Le competenze che abbiamo e che crescono, che sopperiscono la mancanza della nostra natura istintuale, avvengono tramite un processo educativo affidato al linguaggio. Ma ancora di più, poiché non sono i nostri istinti a regolarci, ma è la nostra libertà e responsabilità, quella cosa che proviamo dentro di noi, che all'improvviso dice come un tuono profondo fai questo o evita quell'altro, la coscienza, che ne so, camminiamo per un vicolo di Foligno e a un certo punto sentiamo il grido di un bambino che piange, ci giriamo, c'è uno scatolone e c'è dentro un neonato abbandonato. Quella cosa che senti dentro, che non lo puoi lasciare là, che te ne devi prendere cura, il dovere morale, lo possiamo comunicare, visto che lo sentiamo ma non è visibile, solo grazie al linguaggio. L'etica è uno strumento di linguaggio. Ma ancora, che si guida a destra, che non si fuma al chiuso, che si pagano le tasse, che si rispettano i limiti di velocità, sto dicendo tutte cose che a Roma facciamo tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo senso del dovere, la legge, è un artefatto di linguaggio. Capite? Con il linguaggio abbiamo inventato e realizzato la possibilità di creare un noi. Ecco la gentilissima moderatrice che abbiamo oggi, è un'esperta in psicologia. Immagino che tutta su una serie di questioni psicologiche e di psicanalisi questo torni tantissimo. Con la psicanalisi, raccontando noi, rendiamo visibile un invisibile anche ai nostri stessi occhi. Ma c'è ancora di più. E quel di più che c'è lo ha messo in luce in questo libro Joseph Heinrich, che dice che noi siamo weird. Weird in inglese significa strani, ma lui gioca su questo strano, perché weird è anche l'acronimo di una frase che lui conia: Western, educated, industrial, rich e democratic. Siamo occidentali, educati, industrializzati, ricchi e democratici. Democratici nel senso che abbiamo la democrazia. E questo ci fa strani. Che vuol dire strani? Ecco, strani vuol dire che siamo così e siamo la minoranza rispetto al resto degli uomini che vivono. La maggior parte delle persone che vivono sulla Terra non sono occidentali, non sono come noi e hanno delle caratteristiche diverse dalle nostre. Per esempio, una di queste caratteristiche molto diverse che noi abbiamo e gli altri non hanno, è che noi abbiamo una cosa che si chiama senso di colpa. Esempio da frate del senso di colpa. C'è la quaresima, hai detto non mangio dolci, hai mangiato
cornetto alla crema. Mi sento in colpa. Esempio laico, questa settimana devo andare 3 volte in palestra. Non ci sono andato, mi sento in colpa. Cioè il senso di colpa è quel senso che noi occidentali abbiamo nel misurare la distanza tra gli obiettivi che ci siamo dati e la realizzazione di quello che facciamo. Ma questo non è mica della maggioranza delle persone del mondo, eh? I non occidentali hanno un senso diverso, che è il senso di vergogna. Ed è il sentirsi male perché un altro membro della tua famiglia ha fatto qualcosa che tu reputi disdicevole. Purtroppo ogni tanto, in maniera molto triste, questo appare sulle pagine di cronaca nera di qualche brutto episodio del nostro paese, no? Dove famiglie di un'altra cultura uccidono quello che per noi è la cosa più preziosa, un figlio o una figlia, perché li ha svergognati. O a volte noi vediamo qualcosa che succede in Cina e che non capiamo. Da noi, se durante la pandemia andavi in giro senza mascherina, ti facevano una multa o ti davano una sanzione di altro tipo. In Cina appendevano la tua faccia su un posto pubblico, ti dovevi sentire in vergogna. E la vergogna era reale. E come mai noi occidentali e non occidentali, che tutti abbiamo il linguaggio sintattico, che abbiamo questa capacità di vedere l'invisibile, siamo così strani e così diversi? Se ve ne parlo ora così, evidentemente ha a che fare con il linguaggio, ma ha a che fare non con il linguaggio parlato, neanche con il linguaggio scritto, ma ha a che fare con una cosa che è accaduta nel nostro linguaggio più o meno a partire dal 1400, quando abbiamo iniziato ad inventare un linguaggio che è stampato. Il libro che vi ho fatto vedere prima, che è di un autore laicissimo, eccetera, eccetera, ha un colpevole preciso, secondo lui. La colpa è del libro più stampato con la stampa, la Bibbia di Gutenberg. Perché abbiamo iniziato a leggere, e lui dimostra con una serie di tabelle e di studi storici, che nelle diocesi luterane, dove si leggeva più la Bibbia nel 500, sono i primi posti dove si è passati dalla vergogna al senso di colpa, e così via. Bene, ma quello che qui mi interessa è sottolineare che cosa è accaduto quando questa nuova modalità di immaginare, di servirsi dell'immaginazione, è entrata tra di noi. Ecco, il linguaggio stampato ci ha abituato a vedere il libro, il testo, quello che c'era davanti a noi, come una serie di spazi e caratteri fissi. Oltretutto, ma non ho il tempo di approfondire la questione oggi, ha per la prima volta separato il contenuto dal contenitore. Perché la parola esisteva nei caratteri fissi che io poi modificavo e non era una cosa sola con la pergamena scritta. L'inizio del pensare che esiste un'informazione che oggi posso, per esempio, salvare su una chiavetta USB è qui. Quando ci sono le gaite a Bevagna, quando andate a Fabriano e vedete la carta, dovete pensare che voi state assistendo a quello che era la Silicon Valley dell'epoca. Come oggi in Silicon Valley fanno la memoria e tutto quello che riguarda l'informazione, tutto quello che riguarda internet, i device cellulari e tutto quello che utilizziamo, una volta quello passava da qua, passava per quest'asse che c'era tra Fabriano, Foligno e Roma. E questo ha cambiato il mondo, ha cambiato il modo di percepire la realtà. E questo è accaduto tra più o meno l'alto medioevo, la fine del medioevo, e quella che è stata, diciamo, il 1550. Guardate come è cambiata la nostra mentalità alla fine del 1500. Questa che vedete alle mie spalle, forse non benissimo, è una litografia fatta da Bruegel il Vecchio, e si chiama Temperanza, è fatta nel 1560. Non è un'opera d'arte famosissima, probabilmente molti di voi è la prima volta che le vedono.
Quello che a me interessa, ed è il motivo per cui io la sto utilizzando qui, vediamo se questa cosa funziona, ecco, dovrebbe essere comparso un cosino rosso, è che questa stampa mostra com'era la vita alla fine del 1560. Vedete qui in alto a destra persone che misurano la distanza dai pianeti, qui altre persone che misurano la gittata delle palle di cannone. Qui sotto vedete un mercante, come quelli che erano abili nella piazza di Foligno, da francescano non posso fare a meno di vedere la statua che c'è con Francesco, che era un abile mercante e si è venduto pure il cavallo, e avevano bisogno di fare conti. Anzi, avevano così tanto bisogno di fare conti che a questa stagione che si inizia a teorizzare lo zero. E ancora di qua vedete degli artigiani che con arti e mestieri misurano e piegano per fare degli strumenti musicali. Qua sopra vedete che si suona la musica, e questa è una musica diversa, è la musica perfettamente misurata. Ancora, quelle che sono in arte sceniche sono cambiate e nasce un altro modo di misurare lo spazio, che è la prospettiva. Ecco, a metà del Cinquecento, quello che accade è che la realtà è diventata perfettamente misurata. L'invenzione della stampa, la diffusione della stampa, ha prodotto una sorta di capacità cognitiva in noi occidentali che ci ha iniziato a far comprendere la realtà, questa nuova forma di linguaggio, come fatta di dimensioni perfettamente misurabili. E questo ha dato luogo a quello che possiamo definire un rinascimento permanente. Il rinascimento permanente come stagione nel quale l'Occidente ha visto una fioritura che ci ha portato ad essere la forza coloniale più grande del mondo, arrivando a conquistare ogni angolo e ogni dimensione, nasce da questa trasformazione. Qui vedete a sinistra una mappa prima di questa trasformazione. Vedete, il tempo e lo spazio non era tutto uguale. C'era aria, acqua, terra e fuoco, erano qualità differenti. Qui la mappa che vedete addirittura ha un centro che era più importante degli altri, Gerusalemme, la città santa. A destra, dopo questa trasformazione, vedete una mappa con proiezione Mercatore. Quello che esiste è uno spazio assoluto, all'interno del quale ci sta uno spazio che assume contorni e misure diverse. Ancora, prima dell'invenzione dell'orologio meccanico, noi che viviamo nell'emisfero nord del mondo, eravamo abituati a vedere le ore di luce d'inverno più corte che quelle d'estate. E sapete, i monaci pregavano 12 ore, o i romani avevano le famose 12 ore di veglia, le 12 ore di notte. Ecco, vedete a sinistra come queste ore erano elastiche, non erano perfette a seconda del momento dell'anno. Ma quando in una zona probabilmente tra l'Umbria e il nord Italia è stato inventato un meccanismo come quello a destra, che si chiama scappamento, anche l'invisibile è stato misurato. Abbiamo iniziato a poter misurare il tempo. E sapete, prima il tempo era una qualità, prima di Cristo o dopo Cristo. Oppure, pensate a quella cosa che era quella tradizione di rompere il digiuno dopo l'ora nona, none in latino, che a Roma erano le 3 del pomeriggio. E provate voi al freddo di Londra a digiunare fino alle 3 del pomeriggio. Ed ecco che none a Londra è noon, mezzogiorno. Allora capite che quel tempo che prima era una qualità diventa una quantità. Ma è stato solo grazie al passaggio dai numeri romani, che si scrivono in questa maniera così formale, ma che non si usano bene, ai numeri arabi, che ci ha permesso di iniziare a visualizzare queste quantità e ci ha dato il potere di trasformare la realtà. Quella che vedete è una piccola stampa che ho trovato conservata a Londra, in cui a destra si vedono
quelli che si chiamano gli abacisti, quelli che facevano i conti con l'abaco, che erano queste vaschette con le perline, e a sinistra gli algoristi, quelli che iniziano a fare i conti con carta e penna, con tavoletta di cera e stilo. Ecco, tutto questo ha acceso un fuoco che ci ha accompagnato fino a un certo punto, fino a quando poco fa il linguaggio ha subito un'altra ulteriore trasformazione. Oggi il linguaggio non è più solo parlato o scritto, non è solo stampato, oggi il linguaggio è computato. Ecco, solo che non stiamo nel 1900 guardando la trasformazione che avviene dal 300 e il 560. Quello che dobbiamo chiederci, e questa è una domanda per Festa di Scienza e Filosofia, per un luogo dove vogliamo interrogarci sul senso del reale, è che tipo di trasformazione porterà questo tipo di innovazione in questa che è la nostra grande invenzione e nella nostra capacità di discorso. Ora che una macchina con GPT può scrivere, può parlare, può fare di conto, che cosa succederà? Ecco, quello che vi faccio vedere alle mie spalle è l'interfaccia di GPT per prova, dove voi potete vedere come io ho inserito un paragrafo di testo e la macchina, senza colpo ferire, ha continuato a scrivere come se avesse capito quello di cui parlavo ed è stata coerente con quanto scrivevo. Ora che non solo possiamo capire la realtà come spazi o tempo misurabile, ma come dati e informazioni, che tipo di trasformazione stiamo avendo? Che tipo di nuova comprensione della realtà abbiamo? E che tipo di sfide ci aspettano davanti? Ecco, ora che possiamo costruire una nuova mappa della realtà, una nuova carta che è fatta di dati, ora che possiamo costruire un gemello digitale e che possiamo costruire anche un gemello digitale di noi stessi con il quale controllare la macchina e noi stessi, che cosa ci aspetta? Che cosa succede? Ecco, il mio tempo è finito, il nostro viaggio arriva qua, ma da eticista quello che mi interessa è soprattutto dirvi, viviamo la domanda di cosa significa questa trasformazione, per non farci trovare impreparati dalla risposta, ma soprattutto perché si possa aprire un'altra grande stagione di rinascimento in cui poter dire quell'eccedenza che siamo come uomini e come donne e come uomini. Grazie. Grazie professore, scusate, mi sentite? Più vicino, guarda. Ok. Ora? È acceso, Sì, proprio vicino vicino, te lo dico. Okay. Scusate, ma... Okay. Ora vai. Ora mi dovresti sentire, grazie. Ok, ringraziamo il professore per questo intervento che ci ha arricchito di domande, speravo di trovare qualche risposta, invece tornerò a casa con qualche domanda in più. E ora è il momento delle vostre domande, quindi se ne volessi fare alcune, c'è un po' di tempo. Ne una lassù. Prego, c'è qualcuno con il microfono? Ok. Prego. Vittorino Andreoli, con il Corriere della Sera, sta pubblicando una serie di libretti tra emozioni, sentimenti e pensiero sottolineato. Nel numero di questa settimana il titolo è combinato immaginazione e creatività. Immaginazione è stata abbastanza chiara, ma forse ce la caviamo come esseri umani con la creatività. È vero o no? Grazie.
Ecco, questa è una domandona, l'inizio della risposta è mettetevi comodi, no, scherzo. E è evidente che con le nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale, immagino che avrete visto tutti la foto del Papa col piumino, no? È girata tanto. Quella l'ha creata una macchina. Avete visto quello che può fare ChatGPT, crea un testo, crea qualcosa. Ecco, c'è ancora spazio per la creatività umana? Qualcuno sostiene di no. Beh, proviamo a metterci in un'altra prospettiva. Supponiamo di stare a fine dell'Ottocento, no? E voi siete un pittore impressionista e state puntinando un quadro che ritrae un bel parco parigino con qualcuno che fa colazione, un ruscello, eccetera, eccetera. Arriva un tizio con una scatola più o meno grande così, si mette un telo e voi ci siete stati un mese a fare il picchiettio dei puntini, siete un impressionista, e quello fa click e in un 125esimo di secondo viene fuori un'immagine a puntini granulosa più o meno come la vostra e quello non ha fatto neanche un giorno di scuola di pittura. Se io ero un impressionista, diciamo, mi sarei preoccupato. Oggi, dopo tanti anni, sappiamo che c'è ancora la pittura, è nata una nuova forma d'arte che si chiama fotografia. Questa cosa ci interrogò così tanto che Walter Benjamin scrisse un testo che era l'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica. Ecco, quello che io penso rispetto, sto un po' interpretando la domanda, quello che penso è che è vero, abbiamo dei nuovi strumenti che ci consentono di fare cose in una maniera diversa da come la facevamo prima. Io non so chi di voi ha pratica con questi sistemi generativi, ma se voi prendete un'intelligenza artificiale come Midjourney, voi gli scrivete il Papa in un piumino trendy da rapper che sta in piedi davanti al colonnato di San Pietro e guarda il sole tramontare mentre un cardinale si affaccia alla finestra, il tutto con qualità fotografica. Aspettate 40 secondi e vi compare una foto. È finita la pittura? È finita la creatività? Ecco, dal mio punto di vista c'è una cosa che dobbiamo considerare che forse ci sfugge. Quando la macchina ha tirato fuori quell'immagine, non sa di aver creato un'immagine. Quando AlphaGo, il programma che ha sconfitto il campione del mondo di Go, stracciandolo 7-0, ha vinto tutte quelle partite, per lui non stava giocando, stava solo facendo calcoli. Anche di fronte a strumenti che riescono a creare opere che attivano in noi un qualcosa di così profondo come il senso estetico, emozione e creatività, immaginazione e creatività, siamo noi come uomini che diciamo questo è bello, questo mi comunica qualcosa. Ecco, questa differenza abissale tra noi che esistiamo e proviamo emozioni e abbiamo sentimenti, abbiamo desideri e una macchina che funziona non è colmabile, però, e qui è la domanda un po', come dire, eticamente rilevante, questo non vuol dire che non sia influenzabile. E allora dobbiamo chiederci, questi strumenti così potenti alla portata di tutti, come possiamo fare per usarli per il bene. Non vi scordate che su qualsiasi artefatto tecnologico, gli americani lo dicono con queste frasi scultoree, loro possono prendere qualsiasi parola e farne un verbo, ecco, tutto può essere weaponized, cioè trasformato in arma. Quando il primo membro della nostra specie in una caverna ha preso in mano una clava, quello poteva essere uno strumento per aprire più noci di cocco e sfamare la gente intorno a lui, o un'arma per aprire più crani e uccidere chi stava intorno a lui. Ecco, questi strumenti così potenti e così alla portata di tutti, che già abitano le nostre tasche e dei cellulari, a questo punto la domanda è: non è che stanno eliminando qualcosa che è solo umano, perché questo è solo nostro. Ma come possiamo far sì che non vengano usati in una maniera che è distruttiva, che plagi le persone e le coscienze, o che ci influenzi in una maniera nella quale non vogliamo essere influenzati? Ecco, più che perché, direi che la domanda è sul come.